Prova. Prova. Io mi sento. Perfetto. Ok. Mi sa di sì. Thank you.
Buonasera in diretta dal Palestra su Eleven Sport, buonasera dalla sottoscritta Teresa Scarcella, ben ritrovati per la prima partita del girone di ritorno tra la Ego Handball Siena e la Junior Fasano. Andiamo a vedere quali saranno le formazioni di questa sera in campo. Partendo dalla Junior Fasano con il numero 16 Vito Fovio, con il numero 22 Daniele Vinci, con il numero 95 Albin Jarlstam, con il numero 31 Alessandro De Angelis, con il numero 24 Marco Pignatelli, con il numero 15 Tommaso De Angelis, con il numero 14 Flavio Messina, poi con il numero 7 Filippo Angiolini, con il numero 23 Beravic Zelko, con il numero 28 Simone Angeloni, con il numero 13 Davide Notarangelo, con il numero 5 Gianluca Grassi, con il numero 18 Emiliano Franceschetti, con il numero 11 Davide Pugliese. Per quanto riguarda invece la formazione di casa, con il numero 18 Stefano Arcieri, il nuovo arrivato in maglia bianconera, con il numero 25 Pablo Marrocchi, con il numero 20 Felipe Gaeta, con il numero 7 Raul Bargelli, il numero 10 Krejnik Casa, con il numero 23 Cristian Gugino, con il numero 1 Alessandro Leban, con il numero 16 Giovanni Pavani, con il numero 9 Filippo Passini, con il numero 19 Bozidar Nikocevic, con il numero 14 Lorenzo Senesi, con il numero 11 Umberto Bronzo e con il numero 77 Raffaele Baciottini. Ad arbitrare questa partita la coppia Dionisi Maccarone. Ricordo le altre partite sugli altri campi, alcune delle quali sono già iniziate: Santarelli Cingoli contro Bolzano, Fondi sta giocando contro Conversano, Brixen gioca contro Molteno, Trieste Raimund Sassari, Spare Repan Pressano, e poi domani chiuderà questa prima giornata del girone di ritorno della Serie A Beretta l'Albatro Siracusa contro Cassano Magnago. Una partita sicuramente interessante, questa tra la Ego Handball Siena e la Junior Fasano, che andrà in scena fra pochissimo qui al Palestra e che vedrà due ex scontrarsi, tra l'altro da ruoli praticamente dallo stesso ruolo, perché c'è stato, diciamo, proprio un vero e proprio scambio di portieri tra le due squadre a inizio stagione, ovvero Giovanni Pavani da una parte e Vito Fovio dall'altra. Una sfida importante anche al centrocampo tra Jarlstam e Bozidar Nikocevic. Lo svedese in maglia pugliese è attualmente al primo posto tra i miglior marcatori della Serie A con ben 112 reti. Dall'altra parte invece il numero 19 Bozidar Nikocevic è in questo momento settimo con 92 reti. Ricordo che la Junior Fasano si è qualificata per le Final Eight di Coppa Italia, che si giocheranno il prossimo dal 12 al 14 febbraio a Salso Maggiore Terme. Si è chiusa ormai, diciamo, la qualificazione delle otto squadre che si giocheranno, si contenderanno il titolo a febbraio, ovvero Conversano, la Ego appunto, Raimund Sassari, Pressano, Cassano Magnago, Bolzano, la Junior Fasano appunto, e chiude Brixen le otto squadre che giocheranno in Coppa Italia. Brixen che ha fatto, diciamo, qualificare il Fasano pareggiando contro Cingoli 29-29, poi Merano ha, diciamo, lasciato il posto agli altoatesini perdendo il recupero della quindicesima giornata contro l'Albatro Siracusa per 27-30. Si chiude così quindi il quadro delle otto squadre, però manca ancora all'appello un recupero importante sia a livello di classifica, perché la Ego Handball Siena è attualmente al secondo posto con 22 punti, a meno 3 dalla capolista Conversano, ma con una partita in più rispetto alla Raimund Sassari. Appunto il recupero è proprio di quello di cui mi stavo riferendo prima, quello tra la Raimund Sassari e Bolzano, che si giocherà il 3 febbraio prossimo.
E questo potrà cambiare un po' di cose anche a livello, insomma, di Coppa Italia, perché ricordiamo che attualmente Siena è secondo, quindi dovrebbe giocare contro la settima, che tra l'altro è Fasano, quindi quella di stasera potrebbe essere soltanto, diciamo, un assaggio di quello che vedremo poi a metà febbraio. Altrimenti Siena, se dovesse, insomma, scendere di uno e quindi qualificarsi come terza, giocherà contro la sesta, che attualmente è Bolzano, ma potrebbe esserci anche un cambio lì a metà classifica tra Cassano Magnago e Bolzano. Appunto, tutto verrà deciso il 3 febbraio con il risultato tra la Raimon Sassari e Bolzano. Manca veramente pochissimo al fischio d'inizio. Intanto io, così per curiosità, vado a dare uno sguardo ai risultati ancora parziali delle altre partite già iniziate, come per esempio Cingoli Bolzano. Vedo un 21-23 per Bolzano, 18-20 tra Fondi Conversano, quindi sta vincendo la squadra pugliese di Tarafino. Poi Brixen si sta imponendo contro Molteno per 15-7. Le altre partite invece stanno iniziando proprio adesso, ovvero la Eguen Bolsena contro la Union Fasano, e poi c'è gioca appunto a Piano Pressano. Un minuto al fischio di inizio. E si parte, ecco, ha preso appunto avvio proprio adesso la prima partita del girone di ritorno tra la Eguen Bolsena e la Union Fasano. Io saluto chi si è collegato proprio in questo istante in diretta su Eleven Sport. Il primo attacco è dei padroni di casa con Nikocevic, Gaeta. Bargelli si fa vedere, poi ancora Gaeta per Marrocchi che tenta il primo attacco, poi la palla passa in mano a Nikocevic, che però sbaglia, stava cercando il pivot ma non l'ha trovato, e quindi Fasano è stata brava in intercettare il pallone. L'errore di Nikocevic, la bravura poi del Fasano di approfittarne. Chissà se vedremo in campo il nuovo arrivato in maglia bianconera, Stefano Arcieri. Dovrebbe giocare qualche minuto, non troppo, così ha detto Dumnic nei giorni scorsi. Il numero 18 è stato fermo per parecchio tempo, quindi non è ancora al massimo della forma. Intanto qui abbiamo visto un altro errore, ma dall'altra parte, ovvero della Junior Fasano, quindi ne può approfittare questa volta Siena con Nikocevic, che non sbaglia. Il tiro e la rete di Božidar Nikocevic apre le marcature di questa partita, 1-0. Niente da fare per l'ex bianconero Vito Fovio, che intanto carica i suoi come solo lui sa fare, come solo un giocatore di grande esperienza come il numero 16 del Fasano, che sicuramente ha dato tanto a questa città. Intanto la rete del numero 95, Jarlstam, credo ne vedremo delle belle. Proprio loro due aprono le marcature, Nikocevic e Jarlstam. L'ho detto all'inizio, la sfida è tra loro due e non si fanno attendere i due tiratori di entrambe le squadre. Dicevo, Vito Fovio ha sicuramente dato tanto a questa città, lo sa bene Alessandro Leban, diciamo pupillo di Vito Fovio. Lo scorso anno l'ha preso, diciamo, sotto la sua ala protettrice, lo ha fatto crescere, e quest'anno stiamo vedendo i risultati. Ancora Siena con Nikocevic, lo scarico per Pasini, che però sbaglia, c'è un po' di confusione, quindi niente da fare, può ripartire la Junior Fasano, e lo fa con Jarnstam sempre poi dall'ala, il numero 7. Il numero 7, dicevo, Filippo Angiolini, che trova un pertugio e non perdona. 1-2 per Fasano, e ancora la risposta immediata di Raul Bargelli. Riporta il pareggio 2-2.
Molto intensa questi primi minuti di partita, ancora Angiolini, ancora lui al tiro, ma niente da fare, non trova lo specchio della porta. Gaeta fermato, non passa. Filippo Angiolini, classe 1999, terzino sinistro, che però abbiamo visto giocare come ala in questo inizio di partita. Due a due. Ancora Siena, Nikocevic, Bargelli, ancora Gaeta. Si organizza l'attacco per Nikocevic, Gaeta, il sottomano di Capitan Gaeta che non sbaglia. 3 a 2. Dall'altra parte un altro tiro sempre di Angiolini, che però trova le mani di Giovanni Pavani questa volta, che non si fa trovare impreparato. Ancora a terra il numero 7 del Fasano. Gioco fermo. Bronzo sistema il pallone e lo ridà al Jarlstam, allo svedese del Fasano. Tiro dai 9 metri. Angiolini, Jarlstam, Notarangelo. Angiolini ancora come terzino e qui c'è stato, diciamo, una buona mossa da parte di Filippo Passini, che ha cercato, ha quantomeno tentato di rubare il pallone, ma poi non è riuscito a mantenerlo in campo. Quindi ancora la Junior Fasano con Notarangelo e nell'elevazione poi il passaggio per Jarlstam, però la palla non entra, quindi niente da fare. Ancora 3-2 qui al Palestra. E riparte Siena con casa Marrocchi, ancora casa in velocità, il passaggio per Umberto Bronzo e poi ancora il passaggio per Felipe Gaeta. Dall'altra parte c'è Marrocchi che chiede ai suoi di calmarsi perché erano partiti troppo, diciamo, in velocità, si rischiava di perdere un'opportunità, l'opportunità del più due, quindi con calma. Richiama i suoi Pablo Marrocchi e quindi può gestire al meglio il possesso palla a Siena. Lo fa con Nikocevic che cerca di liberarsi, bloccato però. Ancora Gaeta lo scarico per Bronzo, di nuovo il botta e risposta tra i due. Ancora Marrocchi che si gira. Gaeta intanto si alza il braccio del passivo. Siena deve fare in fretta. Marrocchi, Gaeta, ancora Bronzo. Niente da fare. Troppo tempo. 3 a 2. Hanno preso troppo alla lettera il consiglio di Paolo Marrocchi di fare con calma e quindi niente da fare. Ha perso questa opportunità. Molto bene però la gestione di gioco, molto bene la gestione di attacco, forse un po' più di decisione da parte dei bianconeri non sarebbe guastata. E ancora quindi ci riprova la Junior Fasano con Angiolini, Jarlstam, Notarangelo. Jarlstam è lui che prova il tiro e trova la rete del 3-3. Dall'altra parte casa bruscamente fermato, intanto Nikocevic si stava già toccando il ginocchio destro, c'è un cartellino giallo per la Junior Fasano e nello specifico per il numero 23, Beharvic. Si riparte. 3-3. 7 minuti dal fischio di inizio. Casa Marrocchi, la difesa 5 a 1 del Fasano. Ancora Marrocchi, Gaeta. Il tiro di Marrocchi finisce però nelle mani
sagge e di esperienza di Vito Fovio, e dall'altra parte poi la risposta immediata del numero 18, ancora tra l'altro un'ingenuità di Pablo Marocchi, e il gol. Arriva il gol del numero 13, ovvero Davide Notarangelo, 3-5. La Junior Fasano va in vantaggio di più 2 nel giro di pochissimi, una manciata di secondi per un errore tra l'altro di Pablo Marrocchi. Un po' di confusione in questo momento da parte dei padroni di casa. Gaeta. Il sottomano che però rischia di non riuscire, invece poi Bargelli prende, recupera il pallone, arriva la rete del pivot, 4-5. Si organizza l'attacco la Junior Fasano sempre con Angiolini, Pignatelli come ala sinistra, Jarnstam, Notarangelo come terzino destro. Numero 18 invece Emiliano Franceschetti, pivot. Numero 11 invece Davide Pugliese. Ancora un altro cartellino giallo. Questa volta per Umberto Bronzo che chiede scusa. Riparte la Junior Fasano sempre con Jarnstam e poi Pignatelli, ma intanto qui il tiro di Filippo Passini che approfitta della troppa calma da parte della Junior Fasano e quindi può andare tranquillamente da solo in contropiede, 5-5. Primo gol della partita per Filippo Passini, che in contropiede non sbaglia quasi mai. Ancora Fasano, Jarnstam, lo scambio con Angiolini. La palla viene intercettata, viene deviata, però entra comunque in porta, 5-6. Ancora in vantaggio Fasano. Qui lo scontro tra Franceschetti e Pablo Marrocchi. Nikocevic. Gaeta, Umberto Bronzo, poi ancora Nikocevic, Marrocchi. Ancora Gaeta, ancora 5-1. La difesa, niente da fare per il tiro di Felipe Gaeta che finisce fuori. Ha preso male le mira il capitano bianconero. Il tabellone segna ancora 5-6 per la Junior Fasano. Che può ripartire in questo momento ancora con Angiolini, Pignatelli, Jarnstam, Notarangelo. Franceschetti si fa vedere il tiro nelle mani del numero 11 Davide Pugliese. Niente da fare, 5-6, rimane inalterato il punteggio qui al Palestra. Intanto è entrato a casa il tiro per Felipe Gaeta che ha cercato di smarcarsi e ci è riuscito. 6-6, niente da fare per Vito Fovio che si arrabbia. Si arrabbia perché evidentemente la difesa ha lasciato troppo spazio, infatti lo vediamo parlare con Angiolini. Gaeta è riuscito a smarcarsi, a trovare un pertugio nella difesa bianco-azzurra. E qui però Angiolini si fa, diciamo, in qualche modo perdonare perché trova a sua volta una falla nella difesa bianconera e trova ancora il gol del 6-7, ancora lui. Un inizio di partita promettente per il numero 7 pugliese. Bargelli, Gaeta.
Marrocchi. Nikocevic lo scarico su Gueta che cerca Bargelli, ma niente da fare per il pivot bianconero, troppo alto. Fovio, tra l'altro, aveva intuito saltando, e qui invece un ottimo passaggio, un'ottima comunicazione. Franceschetti è stato molto rapido a capire, insomma, ad intrufolarsi, e niente da fare per Giovanni Pavani. 6 a 8, ancora più 2 per la Junior Fasano, che sta dimostrando di essere un osso duro, niente male. Non ha la minima intenzione di andare via senza i 2 punti in tasca, però dall'altra parte Siena vuole rimanere lì dietro il conversano, alle spalle della capolista, sperando di mantenere questa seconda posizione che fa sicuramente gola ai padroni di casa. 6-8 qui alla palestra. Per chi si fosse sintonizzato solo ora, 13 minuti e 34 secondi, intanto la palla finisce tra le gambe di Giovanni Pavani, ancora una volta, ancora in contropiede Pasini, non sbaglia, 7-8 in velocità Pasini, non c'è niente da fare, è veramente, ha dimostrato, insomma, di essere più volte molto efficiente e va a rete con una certa facilità. L'attacco è del Fasano con Jarnstam e poi Notarangelo, il tiro di forza. La parata però di Giovanni Pavani. Può ripartire Siena con ancora Filippo Pasini che salta e fa un bellissimo gol. Filippo Pasini, 8-8 al 14° minuto. Bellissima prestazione del numero 9 bianconero. A 8 si riparte dalla Junior Fasano, l'incrocio con Angiolini, lo scarico tra Jarnstam e poi la scivolata di Pignatelli che zoppica un po'. Gioco fermo. Esce Pignatelli, entra con il numero 15 Tommaso De Angelis. Può ripartire Fasano. Ancora Jarnstam. Franceschetti e poi Notarangelo che si accentra il tiro ancora per lui, ma niente da fare. Ancora una volta Giovanni Pavani dice di no a Notarangelo che sta cercando a tutti i costi di andare al tiro, di andare a rete, ma non riesce. Dall'altra parte stessa sorte invece per Felipe Gaeta, che però cade, diciamo, sì, prima del tiro, si sbilancia a causa di una difesa troppo presente, per non dire pressante. Quindi il tiro dai 7 metri per Nikocevic, la parata di Vito Fovio che devo dire ricordavo esattamente così, davanti alla porta, soprattutto davanti al tiro dei 7 metri. Bravo Vito Fovio, grande parata. Salva la sua squadra dal vantaggio bianconero, quindi 8-8, però non lo salva, non la salva da un ulteriore attacco. Possesso palla ancora per i padroni di casa, che possono organizzarla meglio questa volta. E quindi Gaeta, Marrocchi, Nikocevic come pivot. Quindi casa, ancora casa in elevazione, il tiro sulla destra finisce però in braccio praticamente a Vito Fovio. Poi casa prova a riprendere il pallone, ma niente da fare.
8-8, sedicesimo minuto, 30 secondi. Si riparte Jarlstam, Notarangelo. Ancora Jarlstam. E poi Felipe Guaita che riesce probabilmente a intercettare, capisce tutto e da solo va davanti Vito Fovio che però dice di no ancora a Gaeta ma non riesce a dire lo stesso a Božidar Nikočević che segna il 9-8, si arrabbia Vito Fovio. Sarebbe stato un miracolo chiedergli di parare anche il pallone di Nikočević, arrivato praticamente inaspettatamente quando si era ormai già sbilanciato nella parata contro il tiro su Gaeta, quindi tiro facile per il numero 19, gol facile anzi, 9-8, Siena ritorna in vantaggio. Il tiro è sempre di Angiolini, che però questa volta è troppo alto sopra la traversa. Intanto c'è un po' di confusione, un po' di marasma qui sul lato destro del campo, perché Passini era andato quasi all'attacco, poi il pallone però è stato recuperato dal Fasano, che poi a sua volta l'ha perso, recuperato da Nikočević, però c'è stata un po' di confusione, infatti l'arbitro toglie un cartellino giallo e 2 minuti per Božidar Nikočević. Gioco fermo, si asciuga il parquet. Nikočević troppo aggressivo secondo l'arbitro, il numero 19 quando si fa prendere dalla voglia di andare a rete, sappiamo tutti che è un animale, diciamo da palcoscenico nel senso positivo del termine, ovviamente. Difficile da fermare. Riparte Siena, 9-8, quasi 18 minuti. Gaeta, Passini, Casa. Gaeta, scusate, prima era Bronzo che ovviamente è uscito fuori dalla sua posizione. Infatti la palla è per lui sotto le gambe di Vito Fovio. Il primo gol del numero 11 bianconero, 10-8, Siena più 2. Angiolini, Jarlstam, Notarangelo, ancora Jarlstam, Angiolini, Jarlstam per Notarangelo che si era fatto vedere, però il pallone è stato intercettato da Filippo Passini, il possesso palla però è ancora dai 9 metri per la Junior Fasano. Angiolini, Jarlstam si intromette con rabbia Franceschetti, 10-9. Inizia a scaldarsi anche Branko Dumnic, a arrabbiarsi con i suoi per forse qualche errore di troppo in difesa. Ora vediamo Bronzo come pivot e Casa che cerca di smarcarsi. Ancora un cartellino giallo. Ancora Siena. Intanto Branco ha in mano il cartellino del timeout. Casa prova a trovare uno spazio, ma niente da fare. Siena però è sempre lì, siamo sempre sulla parte destra, sempre in attacco. Vediamo se la terza volta è quella buona. Ancora Casa per Nikočević che nel frattempo è tornato dai 2 minuti. Ancora Gaeta che però cade all'indietro, quindi può ripartire Fasano, non c'è fallo. Fovio
Fovio invita i suoi alla calma, lo scarico sotto mano di Jarlstam per Franceschetti, che però viene placcato da Nico Casa. E quindi Angiolini, Jarlstam, Angiolini, doppio pivot per la Junior Fasano. Il tiro però è di Jarlstam, che trova la rete del 10 pari. Riparte in velocità il Siena con Casa, Gaeta e poi Casa, il tiro e la parata di Vito Fovio. 10 pari ancora. Ancora Fasano, Jarlstam, Notarangelo. Ancora doppio pivot per la Junior Fasano, che fa un attacco ancora una volta aggressivo con De Angelis e Franceschetti, e poi Angiolini. Notarangelo si accentra, ancora Angiolini, lo scarico per De Angelis dall'ala sinistra. Il numero 15 segna la rete del vantaggio, classe 2005, scusate. Intanto Branco chiama il time out, quindi una piccola pausa anche per noi. Dieci a 11 qui al Palestra, sono passati 21 minuti e 53 secondi. Branko Dumnić ha chiamato il time out perché ha visto i suoi un po' in difficoltà. Prima del time out abbiamo visto la rete dall'ala sinistra del piccolo di Casa, della Junior Fasano, con il numero 15 Tommaso De Angelis, classe 2005. Sicuramente una bella rete contro cui Giovanni Pavani non ha potuto fare assolutamente nulla. Una partita fin qui bella da vedere, molto intensa, che sicuramente riserva tante sorprese. Manca ancora tantissimo tempo da giocare, ce ne saranno delle belle da vedere. E riparte la Ego & Ball Siena in fase di attacco. Marrocchi chiacchiera con Raul Bargelli. Nikocevic per Gaeta. Ancora Nikocevic. Gaeta, la comunicazione tra i tre terzini. Gaeta per Marrocchi. Lo scarico per Raul Bargelli, che però cade. E intanto il gol in contropiede del pivot biancazzurro Franceschetti. 10 a 12, ancora la Junior Fasano, ancora in vantaggio, ancora sul più 2. Di nuovo siamo dall'altra parte del campo. Velocità da parte di entrambe le squadre. L'intuizione di Franceschetti, che ha approfittato per andare a rete e riportare sul più 2 la Junior Fasano. Ancora Siena, Marrocchi si sbilancia, cade, però riesce a passare la palla a Nikocevic, che trova ancora un'altra rete. 11 a 12. Esce Marrocchi con una smorfia sul volto, forse deve un po' riposarsi, fa su di lui infatti subito il fisioterapista, ed entra al posto suo Gugino. Palla in mano al Junior Fasano con Jarlstam, l'elevazione poi di Pugliese.
Ancora 11-12 casa dall'altra parte per Filippo Bassini, la palla però esce dal campo. Troppo forte il passaggio del numero 10 verso l'ala sinistra. Bassini non ci arriva. Si riparte, casa Gaeta, casa Nikocevic, ancora casa, il passaggio però sballato completamente, era per Passini che intanto si era posizionato come pivot, quindi la padronanza di Vito Fovio che recupera il pallone e poi dall'altra parte in attacco ancora con De Angelis, Jarlstam. Sempre Notarangelo, ancora De Angelis, lo scambio con Angiolini e arriva il time out di Francesco Ancona, quindi ancora un'altra pausa per noi. Una partita sicuramente lottata come ce l'aspettavamo, 11-12, la Junior Fasano ancora in vantaggio sul più uno quando mancano pochi minuti alla fine della prima mezz'ora. La Junior Fasano in attacco. Francesco Ancona ha chiamato il time out proprio in fase di attacco, quindi vediamo come l'ha strutturata, cosa ha chiesto ai suoi ragazzi, soprattutto se riusciranno a mettere in pratica le indicazioni del coach. Ancora Jarlstam, poi si fa vedere Angiolini e riesce a trovare uno spazio tra Nico Casa e Cristian Gugino, sempre il numero 7 Angiolini, la rete dell'11-13, ancora Fasano sul più 2, niente da fare per Gugino, il tiro di Vito Fove dall'altra parte per il numero 11 Davide Pugliese che trova la rete dell'11-14, Fasano a più 3. Più 3 per la Junior Fasano, Siena è visibilmente in difficoltà a questo punto. Prima il gol di Angiolini. Difesa brusca del numero 7 su Gaeta che finisce a terra. Gli animi si scaldano. 11-14, 26 minuti, Siena un po' in difficoltà, Marrocchi, il passaggio per Filippo Passini e la rete dell'ala sinistra, sicuramente un'ottima prestazione del numero 9, un po' sottotono alcuni suoi compagni, lui invece abbastanza, diciamo, efficiente in questa prima partita, in questa prima mezz'ora. Lui e Nikocevic sicuramente sono quelli che fino ad ora hanno fatto molto bene. 12-14, Siena prova a recuperare, a ricucire, intanto il tiro si smarca. Lorenzo Scusate, Flavio Messina, il numero 14. 12-14, ancora Siena,
con Nikocevic, Bargelli, Marrocchi per Gaeta. Marrocchi, lo scarico per Gaeta, il tiro sulla sinistra, sulla destra però Di Fovio che capisce tutto. 12-14. Può ripartire il Fasano ancora con Angiolini, Jarnstam, Notarangelo, Jarnstam, ancora il numero 95, poi il pivot, l'elevazione di Angiolini, ancora che cerca il pivot ma in spaccata Giovanni Pavani ci arriva dall'altra parte subito. Gaeta, il tiro per Nikocevic che però anche lui a sua volta trova le gambe di uno straordinario Vito Fovio in gran forma. Ancora 12-14, ritmi alti da entrambe le formazioni, Siena forse un po' in difficoltà rispetto alla Junior Fasano che sembra, diciamo, tenere banco, dominare per il momento, gestire la partita. Ancora Marrocchi, si fa vedere intanto Bronzo in posizione di pivot e si fa male il numero 11 nello scontro, si tocca il ginocchio destro. Bronzo che ha terminato la prima parte di questo campionato con l'infortunio nel match contro Merano che lo ha visto fuori molto, molto tempo, circa, anzi quasi più di un mese. Quindi sicuramente da parte sua c'è anche il timore di rifarsi male. Può ripartire Siena. 28 minuti e 42 secondi, 12-14. Nikocevic. Notarangelo prova ad aggredire il pallone ma non ci riesce, quindi Gaeta, Nikocevic, ancora Gaeta per Marrocchi che si smarca, il passaggio per Filippo Passini dall'ale, ancora e ancora Filippo Passini che trascina la Ego Handball Siena dietro il Fasano, ancora lui ricuce. 13-14, riparte il Fasano per l'ultima manciata di secondi per questa prima mezz'ora. Notarangelo come centrale, Jarlstam, Angiolini, ancora Jarlstam, lo scambio tra i due. Si accentra il passaggio, sembrava un passaggio per Notarangelo. Angiolini placcato da Umberto Bronzo, Jarlstam, ancora Notarangelo prova a farsi spazio tra Nikocevic e Marrocchi. Prova il sottomano Jarlstam ma niente da fare. Il fischio il suono della sirena dice che il primo tempo termina qui, tutti negli spogliatoi, 13-14, alla fine della prima mezz'ora di un match sicuramente combattuto da ritmi molto alti e intensi. Siena forse deve rivedere un po' qualcosa soprattutto in fase di attacco, soliti problemi in fase di difesa. Molto bene Filippo Passini, molto bene, ma questa non è assolutamente una novità, Bozidar Nikocevic. Dall'altra parte la Junior Fasano ha dimostrato di saper gestire al meglio le fasi di attacco, molto bene anche Vito Fovio che si dimostra quello che sempre è, ovvero un portiere di grande esperienza e freddezza davanti ai pali, che sa difendere assolutamente, assolutamente bene. Quindi come ce lo ricordavamo qui al Palestra, non è cambiato assolutamente nulla. Io vi lascio per un po' di pausa, quindi ritorniamo fra 10 minuti insieme ai giocatori in campo.
Vismederi, società di ricerca e servizi qualificati con sede a Siena, opera a livello globale per supportare imprese ed aziende farmaceutiche nel miglioramento della salute pubblica, grazie allo sviluppo e all'ottimizzazione di farmaci e vaccini più sicuri ed efficaci. Il gruppo Vismederi, garanzia di qualità per i propri clienti, offre servizi che spaziano dall'esecuzione di studi clinici, alla ricerca avanzata, dalla consulenza ed analisi su alimenti, superfici di lavoro, acque ed ambiente, alla stesura di piani HACCP e all'effettuazione di test per il rilevamento del virus SARS-CoV-2 su qualsiasi tipo di superficie e struttura. We'll be right back.
Bentornati qui al palestra, palco di una partita sicuramente interessante, tutta da gustare, ancora un'altra mezz'ora per me da qui e per voi da casa. Sicuramente sarà, ce ne vedremo insomma delle belle, perché abbiamo visto due squadre lottare non proprio in maniera equa, a mio avviso. Un po' da profana vedo la Junior Fasano molto più consapevole insomma di se stessa, però vediamo cosa riuscirà a fare la Ego and Bolsena, che solitamente nella seconda mezz'ora riserva delle sorprese. Evidentemente Branko Dumnić sa essere molto convincente negli spogliatoi, perché i ragazzi quando ritornano insomma dalla fine del primo tempo, dalla pausa, cambiano un po' i ritmi. Vediamo cosa accadrà. Ecco il fischio d'inizio, si riparte dal 13 a 14. L'ultima rete era stata di Filippo Pasini, un numero 9 in gran forma. Vediamo se lo standard, diciamo, i suoi standard rimarranno alti anche in questo secondo tempo. Speriamo di sì. Riparte la Junior Fasano. Yalstam si alza e poi il passaggio per Angiolini. Su di lui Umberto Bronzo, che casca all'indietro. Pavani deve andare a recuperare il pallone praticamente negli spogliatoi. Tiro dai 7 metri guadagnato dalla Junior Fasano, e quindi come da tradizione entra in campo Alessandro Leban contro il numero 95 Jarlstam. La rete dello svedese riporta la Junior Fasano 13 a 15 sul più 2. L'urlo di gioia del numero 95 lascia poco spazio all'immaginazione. Riparte Siena. Vediamo se questa volta riesce ad essere un po' più efficiente, un po' più efficace in fase di attacco la squadra di casa, con Marrocchi, lo scarico per Nikocevic e poi il passaggio un po' incerto per Gaeta, che però riesce a mantenere il pallone in campo. Il palleggio del numero 20 e poi ancora Nikocevic, Marrocchi, si alza il braccio del passivo, quindi Siena deve andare assolutamente al tiro e lo fa con Nikocevic. Il pallone entra nell'angolino sulla destra di Vito Fovio. 14 a 15. Si riparte da metà campo con la coppia Jarlstam e del numero 18 Franceschetti. Pugliese. Lo scambio tra Pugliese e Notarangelo di posizione, poi Jarlstam e poi Franceschetti. Si fa vedere Angiolini, che cade praticamente sopra Marrocchi. Gioco fermo, c'è bisogno di asciugare il parquet. Si riparte. Jarlstam per Notarangelo, ancora la comunicazione fra i due. Lo scambio. Si fa vedere Franceschetti che parte in velocità, strattonato da Pablo Marrocchi. Non c'è fallo però, quindi può giocare Siena con Gaeta. Il fallo su di lui. Può ripartire con calma la squadra di casa. Marrocchi, la finta, poi prova ad accentrarsi e poi è casa con Gaeta. Il tiro
completamente sballato del capitano. L'arbitro dice però che c'è fallo. C'è fallo sul numero 20 bianco-nero, che rimane a terra, ma sembra, insomma, non sia niente di che. Si rialza e ha guadagnato un tiro da 7 metri che batterà Bozidar Nikočević. Ancora lui contro Vito Fovio. Sempre ancora un'altra parata di un grande Vito Fovio. Non passa. Nikočević non riesce ad andare a tiro. 14-15. L'attacco è della Junior Fasano. Notarangelo per Jarlstam, si fa vedere lo scambio con Franceschetti e poi Angiolini. Ancora Notarangelo, salta Giovanni Pavani, ma niente da fare, la rete di Notarangelo, 14-16, quindi torna sul più 2 la Junior Fasano. Voleva ripartire il Siena, ma l'arbitro dice troppo velocemente, quindi li fa riposizionare. Deve sbloccarsi Nico Casa, deve segnare il numero 10, perché insomma lo vediamo un po', diciamo, silente, assente. Intanto è andato nuovamente a segno Umberto Bronzo. 15-16, il secondo gol per lui, se non sbaglio. Quindici a 16, 4 minuti e 53 secondi. Ancora Fasano in attacco. Notarangelo, Jarlstam. Notarangelo, intanto Franceschetti prende posizione. Angiolini, poi Jarlstam sull'ala. C'è Gaeta che però non lascia passare. E quindi torna centrale Jarlstam con Notarangelo. Ancora lui, il numero 13. 15-17. Nikočević, Marrocchi, Gaeta, Nikočević, l'incrocio con Bargelli che urta al numero 23 del Fasano. Intanto Marrocchi, la prima rete di Pablo Marrocchi, 16-17. Si rialza Bargelli, che era finito a terra durante l'azione precedente. Si riparte da Angiolini, Jarlstam, ancora Notarangelo, si fa vedere, si accentra il pivot e poi Angiolini, Notarangelo, Angiolini, Jarlstam, Notarangelo di rabbia, prova il passaggio, intanto il placcaggio di Felipe Gaeta su Jarlstam. Ancora Fasano, il tiro e le mani di Giovanni Pavani salvano la porta. Poi Gaeta recupera il pallone, quindi Siena può ripartire con Marrocchi. Peccato per questo passaggio finito male per Nikočević, che aveva trovato spazio. Intanto dall'altra parte la parata di Giovanni Pavani sul contropiede di Pignatelli. 16-17, bellissima azione da parte di entrambe le formazioni.
Ci riprova ancora il Fasano. Notarangelo, Jarlstam. Ancora lui, poi Angiolini, si accentra il palleggio, il passaggio per Notarangelo. La palla però finisce sui piedi di Pavani che intanto prova a trovare le mani di Passini, ma troppo lungo. Il numero 9 non ci arriva, sono attimi di concitazione. Ancora il sfondamento del numero 11. Del numero 11 della Junior Fasano, Davide Pugliese, 16-17. C'è tensione, riusciamo a percepirla, non so voi da casa, ma credo proprio di sì, c'è tensione fra le due squadre. Intanto Siena in fase di attacco, Gaeta per Marrocchi. Intanto Gaeta che si trova uno spazio, ma niente da fare, ancora un errore per il capitano che non riesce a trovare ancora la porta. Esulta Vito Fovio, giustamente. 16-17, 9 minuti, 3 minuti senza gol. Ci riprova la Junior Fasano. Jarlstam, Notarangelo, ancora Angiolini, la difesa di Nico Casa butta a terra il numero 18 del Fasano. Jarlstam e poi ancora Franceschetti, bloccato da Marrocchi, da Bronzo scusate, e Nico Casa che nel frattempo si becca 2 minuti. Troppo aggressivo il numero 10. C'è un po' di nervosismo. Casa non è tra l'altro riuscito ancora ad andare a rete. Siamo abituati sicuramente a standard un po' diversi. Entra il piccolo, senza offesa, è un classe 2005, De Angelis. Jarlstam, Notarangelo, Pugliese, poi ancora Jarlstam, alza la mano Franceschetti, ma Jarlstam voleva andare da solo davanti alla porta, bloccato da Nikolcevic, quindi ci riprova Notarangelo, ancora Jarlstam. Si è liberato Franceschetti dalla morsa di Umberto Bronzo ed è riuscito ad andare a rete, 16-18. Ancora più due per Fasano. Riparte il Siena con Gaeta e Umberto Bronzo come pivot, trova la rete il capitano dopo troppi errori davanti la porta, ritrova il gol ed è un gol che vale il meno 1 per Siena, 17-18. Notarangelo, Jarlstam, la finta e poi il passaggio che vale il gol del 17-19 a firma di Angiolini. Cambio tra i pali per la Eguen Bolsena, esce Giovanni Pavani, entra Alessandro Leban, mentre la partita si svolge dall'altra parte, dall'altra metà campo, con Siena in possesso palla, Gaeta che non passa, Nikocevic, ancora Gaeta, Nikocevic, Marrocchi, la finta e poi il passaggio per Nikocevic, Gaeta, entra intanto Casa, Nikocevic tenta il tiro ma viene deviato da Bearavic che intanto che si piazza davanti la porta a protezione di un eventuale rimpallo che però non c'è, e quindi ancora 17-19, 12 minuti sul tabellone
Fasano in possesso palla. Jarlstam, Franceschetti. Si accentra intanto il numero 13, poi Angiolini, il passaggio per De Angelis che trova però il piede sinistro di Alessandro Leban che esulta, la prima parata per lui. Ancora Jarlstam, l'elevazione, il tiro. Niente da fare per Alessandro Leban che si era buttato da tutt'altra parte. 17-20 più 3 la Junior Fasano, massimo vantaggio per i pugliesi. Casa, Nikocevic, Gaeta. Il tiro, ma è la parata di Vito Fovio. L'arbitro ha fischiato fallo. E quindi il tiro dai 7 metri per dai 9 metri, scusate, per Pablo Marrocchi. Come non detto, dai 7 metri per Pablo Marrocchi. Il palo però, il rimpallo, Pablo trova di nuovamente la palla e va a segno. 18-20. Notarangelo, Jarlstam, Angiolini, Franceschetti, ancora Notarangelo per Angiolini, Notarangelo, l'elevazione di Angiolini e le mani di Alessandro Leban e poi Marrocchi, può ripartire il Siena, deve ritrovare un po' di fiducia e lo fa con Crista Gungino che però sbaglia un tiro proprio davanti la porta di Vito Fovio, era riuscito a passare sotto le gambe del portiere per poi trovare la traversa nemica. 18-20, niente da fare per Cristian Gugino. E quindi ancora Fasano, Franceschetti, solito scambio tra i tre, Jarlstam, Notarangelo. Si butta contro la difesa di Pablo Marrocchi. Il fallo della difesa e quindi ancora Fasano. La difesa di Siena si alza e si fa più aggressiva. Intanto il tiro che non riesce a contenere Alessandro Leban e quindi ancora un'altra rete per la Junior Fasano. 18-21. Ego ha bisogno di schiarirsi un attimo le idee, di riprendere un po' in mano la situazione, di mettere ordine perché sembra ci sia parecchia confusione. Fasano ne sta approfittando mantenendo il vantaggio del più 3. Marrocchi, Casa, sempre Marrocchi per Nikocevic che tocca la palla, giusto il tempo per passarla a Felipe Gaeta che però il cui tiro finisce nelle mani di Vito Fovio che esulta ancora. Time out. Sembrava avesse chiamato time out Francesco Ancona, invece non è così. Il gioco può riprendere con Fasano in attacco. Nel frattempo è entrato il numero 8, Simone Angeloni. Notarangelo, proprio lui, Angeloni. Franceschetti che chiede il pallone, poi per Jarlstam. Notarangelo ha rischiato di perdere il pallone, poi il passaggio e il gol dall'ala destra di Davide Pugliese che ritorna a segnare.
numero 11, 18-22. E questa volta il time out è vero, ma è di Branko Dumnic, quindi piccola pausa anche per noi. Allora, grandi difficoltà da parte mia di, insomma, nel raccontarvi questa partita, perché soprattutto negli ultimi minuti c'è stata molta confusione, molte giocate veloci. Siena è evidentemente in difficoltà, il tabellone parla chiaro, 18-22 più 4 per la Junior Fasano, che conquista con Davide Pugliese il massimo vantaggio a 16 minuti, quindi manca quasi un quarto d'ora alla fine di questa partita, che, come avevo previsto, insomma, è ricca di sorprese. L'ego deve un po', diciamo, far chiarezza. Vediamo se riuscirà a farlo in questi 15 minuti che le rimangono, anzi meno di 15 minuti che le rimangono, e vediamo invece se Fasano riuscirà a mantenere, diciamo, questo ritmo di partita. Si riparte con il pallone in possesso della Ego Handball Siena, con Nico Casa centrale, il crocio con Bargelli, intanto Marrocchi, Casa sulla sinistra, Marrocchi, il passaggio per Nikocevic che vuole andare al tiro ma non ce la fa, ancora Vito Fovio dice di no al numero 19. In pochi riescono a dire di no a Nikocevic, tra questi pochi c'è sicuramente Vito Fovio. Diciotto a 22. Angeloni. Palla sempre lui, Bronzo su Jarlstam, quindi difesa alta per la Ego Siena. Angeloni, il passaggio per De Angelis che si accentra allo scarico su Notarangelo, che però non fa in tempo ad andare alla porta perché c'è il time out di Francesco Ancona. A 22, 17esimo minuto. Intanto vi posso dire che l'Eppan sta vincendo contro Pressano 24-22, così, giusto per toglierci una curiosità. Più tardi andremo a vedere anche i risultati sugli altri campi. Trieste Sassari invece 21-24, ma intanto torniamo qui alla palestra. 18-22, 17esimo minuto, Fasano in fase di attacco con Notarangelo, bloccato però da Pablo Marrocchi, ottima difesa del numero 25 senese. Ancora Jartam, il passaggio sotto mano per Franceschetti, però si era già alzato il braccio del passivo, quindi palla a Siena con Casa, il tiro in elevazione, il primo gol per il numero 10 maglia bianconera, 19-22. Si sblocca Nico Casa.
Ancora cambi tra le fila di Fasano, è entrato col numero 31 Alessandro De Angelis. Jarlstam e poi Angiolini, De Angelis. Bloccato da Umberto Bronzo, Franceschetti finisce a terra. Gioco fermo, si asciuga il parquet. C'è Vito Fabio dall'altra parte del campo che cerca di attirare l'attenzione degli arbitri. Evidentemente c'è necessità di asciugare il parquet anche dalle sue zone. Si prevedono gli ultimi 12 minuti di partita molto intensi. Si riparte da Franceschetti per Angiolini e poi Jarlstam per De Angelis. Jarlstam, il tiro e la rete di forza del numero 95, 19-23. Si gira a casa in un'ottima, diciamo, girella, giravolta, ma niente da fare. Filippo Passini riesce a mantenere in campo il pallone. Sempre casa per Bargelli, difesa alta per la Junior Fasano. Marrocchi si accentra, il tiro nell'angolino che Vito Fabio non riesce neppure a vedere. 20-23, ritrova il tiro Marrocchi, la rete del numero 25. C'è ancora bisogno di asciugare il parquet. I giocatori ne approfittano per parlare fra di loro. Fasano è ancora avanti di 3 reti quando mancano 10 minuti e pochi secondi alla fine di questa partita, che devo dire sta mettendo a dura prova le mie corde vocali. Si riparte. Possesso palla per la Junior Fasano. Notarangelo, pugliese. Notarangelo, ancora Jarlstam. Notarangelo. Franceschetti. E poi Angiolini da dietro. Si fa vedere il tiro nonostante su di lui ci sia Umberto Bronzo. Prova il contropiede. La Ego che può andare in prima fase con Nikocevic come pivot, che però non riesce a passare. Bloccato da Franceschetti, può ripartire Siena. Casa. Marrocchi, casa. Nikocevic. Bargelli. Nikocevic. Marrocchi. Ancora Nikocevic, si gira, viene buttato a terra dal numero 23 Bearevic. Lo scontro ne esce dolorante un po' Nikocevic, ma niente di che. Bargelli può ripartire, casa, Marrocchi. Marrocchi la finta e poi Nikocevic per Bargelli che ritrova il gol. Raul Bargelli 20 scusate a 24 21 a 24 c'è 21 a 24 c'è qualche errore ogni tanto al tabellone, fa brutti scherzi. 21 a 24 meno 3 Siena.
Ancora Yarlstam per De Angelis, il tiro della rete del numero 15. Può ripartire Siena, lo fa in velocità con Bozidar Nikocevic che cerca e trova, anche se a stento un po', Raul Bargelli, e poi il tiro sopra la traversa di Nico Casa. Peccato questi tiri, diciamo, sprecati, gestiti male. Si è lasciato prendere dal momento. ...21-25... la Junior Fasano a questo punto è a più 4. ...9 minuti alla fine. Il gioco è ancora fermo. Gli arbitri si avvicinano al tavolo, guardano il tabellone. Si riparte. Può ripartire Vito Fovio, può ripartire la Junior Fasano. Entra Messina al posto di Franceschetti, quindi riparte Notarangelo sempre con Yarlstam, poi Angiolini. Notarangelo, Yarlstam, su di lui Guggino. Angiolini, ancora Yarlstam, Notarangelo. Guggino prova a fermarlo, ma niente da fare. 21-26. Marrocchi, Casa, ancora Marrocchi, si fa vedere Guggino, ma Gaeta decide per Umberto Bronzo che trova il gol del 22-26. Ancora più 4. Notarangelo, Yarlstam, Messina, lo scarico per Pugliese che però trova i piedi di Filippo Passini. Notarangelo, Angiolini, lo scambio di battute con Yarlstam e poi Messina, ancora Yarlstam, Notarangelo e poi ancora lo svedese, il sottomano e la parata di Alessandro Leban. Il pallone termina fuori, deviata da Alessandro Leban, e quindi siamo ancora lì. Possesso palla ancora del Fasano. Notarangelo per Yarlstam, si alza la difesa della Ego Siena. 3-2. 4-2, scusate, poi Yarlstam, Notarangelo bloccato da Nico Casa e Pablo Marrocchi. Yarlstam, il tiro finisce sull'addome di Alessandro Leban che si piazza davanti la porta e non fa passare dall'altra parte. Può rispondere Felipe Gaeta. ...23-26... la rete del capitano. Riparte la Junior Fasano. Meno 3, Siena deve recuperare 3 reti e soprattutto deve impedire al Fasano di andare al tiro. Angiolini, Yarlstam, Notarangelo, sempre loro, Franceschetti, si fa vedere De Angelis, Gaeta prova a fermarlo invano, e poi Notarangelo, Yarlstam, Bronzo su Angiolini,
Il numero 11 si impone con rabbia. Angiolini su di lui, Casa e poi De Angelis tutto solo sulla sinistra, sopra le mani di Alessandro Leban. 23-27, risponde dall'altra parte Filippo Passini, trascinato fuori dal campo dalla difesa di Franceschetti. Ancora 23-27. Jarlstam, Notarangelo, Angiolini, Bronzo prova a rubare palla. Jarlstam, Angiolini in elevazione, non passa. Il passaggio di Vito Fovio diretto a Filippo Passini però viene intercettato sempre dal numero 7. Ancora 23-27, mancano meno di 5 minuti alla fine. Inizia a farsi sentire la stanchezza. Franceschetti, Notarangelo, Angiolini, Jarlstam, Notarangelo, scusate. Su di lui Casa e Bronzo. Intanto non so se riuscite a vedere da bordo campo, ma si sta scaldando Arcieri, quindi probabilmente giocherà gli ultimi minuti della partita. Bisogna solo capire dove lo metterà Dumnic, perché è un'ala sinistra, ma ha più volte detto il coach bianconero nei giorni passati che lo potrà, diciamo, utilizzare su più fronti, quindi vedremo se uscirà Filippo Passini oppure qualcun altro a centrocampo, che mi sembra magari un po' più stanco del numero 9. Intanto però il possesso palle è ancora della Junior Fasano con Jarlstam. De Angelis si accentra nel frattempo, Angiolini che trova posizione, su di lui Umberto Bronzo, commette fallo. Jarlstam ancora, Notarangelo, Jarlstam prova il passaggio con Franceschetti, ma viene intercettato da Gaeta, che poi può passare la palla a Nikocevic, che riesce ad andare a rete in contropiede. 24-27, ed ecco infatti che esce Pablo Marrocchi ed entra, fa il suo esordio in maglia bianconera con il numero 18, Stefano Arcieri, che va subito in difesa su Jarlstam. Notarangelo, intanto Angiolini bloccato da Umberto Bronzo, l'arbitro dice che c'è fallo, ma da parte di Bronzo, che si becca i 2 minuti. Non è d'accordo il numero 11, che voleva invece il fallo fischiato a danno suo, insomma, ma non è d'accordo l'arbitro. Minoranza numerica quindi per la Ego Siena. Ancora in attacco l'attacco per il Fasano, in elevazione Jarlstam, palla deviata. De Angelis, ancora Fasano, Jarlstam, De Angelis, lo scarico per Pugliese, che riesce ad andare a segno. 24-28. Casa dall'altra parte per Stefano Arcieri, il passaggio su Gaeta, ancora un'altra rete del capitano. Fasano voleva il fallo commesso da Arcieri, ma l'arbitro dice che non c'è stato alcun fallo. Ventotto minuti e 21 secondi alla fine.
con Fasano ancora in attacco, Jarlstam per Pugliese dall'altra parte e poi De Angelis, ancora Jarlstam sotto mano per Franceschetti che riesce a liberarsi dalla morsa di casa Nikočević e a trovare anche la rete, quindi ancora 24-29 più 5. Casa era riuscito nel frattempo ad andare al tiro. Il timeout ci dice che possiamo andare in pausa anche noi per qualche secondo. Ancora qui per gli ultimi minuti del match tra la Eguen Bolsena e la Junior Fasano. Attualmente i pugliesi sono avanti di 5 per 24-29, un vantaggio che Siena non potrà recuperare in così pochi minuti di partita che mancano. Sarebbe veramente un miracolo. Palla in mano al padrone di casa con Bargelli, casa, poi Passini, ancora casa che però sbaglia, non riesce diciamo a tenere il pallone, e poi Passini per Arcieri che intanto si è posizionato nella sua posizione naturale in scivolata, non è riuscito però ad andare a segno, ancora Vito Fovio dice di no. La panchina del Fasano esulta perché mancano una manciata di secondi, sono avanti di 5, quindi la partita si può dire già terminata, conclusa, 24-29, mantiene il possesso palla la Junior Fasano. Le linee della difesa del Siena sono praticamente inesistenti, intanto la parata di Vito Fovio, il passaggio in contropiede di Filippo Passini che termina l'attacco con il gol che sicuramente sarà il gol finale di questa partita perché manca veramente poco. Tutti al centro, palla in mano di Jarlstam per i 10 secondi finali. Jarlstam, il passaggio e la rete proprio sul finale del 25-30 a segno di Davide Notarangelo. Finisce quindi 25-30 questa prima partita del girone di ritorno. La Junior Fasano arriva qui al Palestra, quindi ribalta il risultato dell'andata che comunque aveva visto entrambe le squadre in equilibrio, era terminata se non ricordo male 26-27, qui al Palestra invece finisce con un vantaggio più evidente da parte della squadra pugliese che si è dimostrata aggressiva e più cattiva in varie azioni. Siena un po' diciamo in confusione, un po' destabilizzata in vari episodi e quindi finisce così 25-30. I risultati sugli altri campi non faccio in tempo a darveli, ma sono sicura insomma che ne saprete meglio voi di me, però rimanete in collegamento qui in diretta su Eleve Sport perché fra pochissimo faremo le interviste ai protagonisti di questo match.
Prova. Dei nostri? Se mi riesci a mandare uguale, dai, premi uguale. Va bene? Grazie.
Allora, prima di tutto complimenti per il risultato. Lui mi ha detto vai. Hai sentito anche te che ha detto vai, giusto? La colpa è sua, eh? La colpa è sua. Prima di tutto complimenti, perché insomma non era facile vincere al Palestra, lo sapevate, eppure siete riusciti a portare a casa questi due punti, 25-30, una partita comunque sicuramente bella e vissuta fino all'ultimo. Sì, sono veramente contento, qualcuno mi dice che io non rido mai alle interviste, sono sempre serio, stasera sono particolarmente contento perché questi ragazzi hanno fatto veramente un lavoro importante. Siamo una squadra veramente piacevole, anche un gruppo che difficilmente secondo me si può trovare in giro. Stiamo lavorando bene, ci abbiamo creduto fin dall'inizio, fin quando i risultati non arrivavano. Ora posso dire che abbiamo la nostra identità di squadra. Oggi abbiamo dimostrato ancora una volta che anche con le squadre grandi possiamo giocare bene, possiamo giocare una buona pallamano, possiamo difendere a un certo livello, e perché no, in queste partite avevamo avuto un problemino che era quello dell'attacco. Oggi possiamo dire che con questi 30 gol segnati comunque è una squadra di questo livello, abbiamo raggiunto anche quest'altro obiettivo importante. Sono contento anche per la società che ci mette l'anima per portare avanti questa squadra, e niente, siamo molto contenti e soddisfatti per questa vittoria. È sicuramente una prova di carattere anche da parte sia da giocatori di esperienza come Vito Fovio, che tra l'altro è l'ex del bianconero, ma anche da giocatori di piccoli come De Angelis, hanno dimostrato comunque di avere un gran carattere. Sì, assolutamente, Vito ha già fatto una grande partita, ma per lui non è una novità. Lui è un portiere di livello che nei momenti importanti è sempre presente. I ragazzi sono la cosa forte di questa squadra, che i ragazzi vengono alternati in continuazione. Lo stesso De Angelis, erano 3-4 partite forse che non giocava, sicuramente aveva una gran voglia di giocare. Io cercavo di fargli capire che sarebbe arrivato di nuovo il suo momento. Oggi ha dimostrato che ha tenuto bene, per un ragazzo di 15 anni, tenere bene questa, a livello mentale, questa situazione con tanta concorrenza. Per me ha superato alla grande questa prova e sono sicuro che non si esalterà più di tanto, perché vorrà sicuramente cercare di ripetersi, così come anche come quelli che hanno avuto meno spazio ne avranno sicuramente di più nelle prossime partite. Ecco, con una squadra così che aspettative ha, soprattutto alla luce della qualificazione in Coppa Italia? Le aspettative sono sempre le stesse. La società quest'anno ha come obiettivo sicuramente quello di far crescere questa squadra. Ovvio, cercando di all'inizio c'erano un po' di problemi, iniziavamo un po' a temere la classifica, però classifica a parte abbiamo sempre l'obiettivo di farli crescere, di creare una buona base solida di italiani. L'anno prossimo, se tutto va bene, dovremmo avere un palazzetto dello sport di un certo livello anche noi. Vogliamo avere anche una squadra basata sempre su questa iniziale, però magari aggiungendo magari anche un altro tassello che possa permettere di fare ancora di più il salto di qualità. Grazie mille, complimenti ancora.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Va. Non so che cosa è venuto con quell'altro, forse l'audio ambiente. A questo punto sì, perché se no verrai...